Ciao a tutti, io sono Alice e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qui perché vi mostrerò che cosa mangio in un giorno. Però prima di iniziare vi ricordo che se vi va potete seguirmi su Instagram, mi trovate come chiocciola @alicelatte_, ma comunque vi lascio il link sotto in descrizione. E che la settimana prossima ho intenzione di fare il video in cui rispondo alle vostre domande. Quindi se avete qualche domanda lasciatemela qui sotto e vi risponderò. Poi mi raccomando, iscrivetevi al canale perché tantissima gente guarda i miei video ma non è iscritto, e a me aiuta tantissimo, mi aiutate a farmi conoscere e a crescere, a far crescere la nostra piccola famigliola. Quindi mi raccomando, tanto è gratuito, qua sotto cliccate su iscrivimi e sulla campanella. E ora iniziamo perché è ora di colazione e io ho fame. Allora, per colazione penso di andare a mangiare un pacchettino di questi Oreo che sono ricoperti al cioccolato bianco e poi è un Oreo classico, e lo accompagnerò con qualcosa da bere. Penso, perché non ho voglia di latte di soia, ma questo succo di arancia. Eccolo qua. Ragazzi, mi sono dimenticata di dirvi una cosa. Ora ve la dico. Allora, è da circa un mesetto, un po' meno di un mesetto, 3 settimane, che ho fatto questa scelta appunto di diventare vegetariana, come avrete letto dal titolo, perché appunto è un what eating a day vegetariano. Poi magari farò un video a parte in cui vi spiego come mai, eccetera. Quindi quello che vedrete saranno piatti vegetariani, quindi senza carne né pesce. E niente, buona colazione. Volevo farvi vedere come sono questi biscotti. In pratica sono degli Oreo, ma tutti ricoperti di cioccolato. Yummy. Succo di arancia 100%, ovviamente è molto più buono se versato nella tazza di Harry Potter. Ta-ta-da! Back to Hogwarts. Vitamina C. Ok, è arrivata l'ora di pranzo e io mi riscalderò la cosa che c'è. Oh mamma, difficile indicare senza guardare. Ui, ora vi faccio vedere cos'è. Allora, intanto accendiamo il fornello. Ecco qua. Allora, è un brodo vegetale fatto con del dado vegetale. L'ho fatto ieri, quindi per questo non posso farvi vedere come si fa. Con dentro degli spaghetti cinesi, giapponesi, ci sono sia quelli trasparenti che i noodle classici, poi delle patate tagliate a tocchettoni e delle cipolle. Quindi ora aspetto che si scaldi, poi lo carico di parmigiano e me lo magno. Ecco qua. Vediamo se riesco con una mano a non sbrodolare tutto. Ce la farò? Ce la faranno i nostri amici? Sì. Ok, lo metto, ci vediamo. Ok, ora una sfida con me e la mano che tiene il telefono. Riuscirò a mettere il parmigiano con una mano? Vabbè, dai. Ok, ecco qua. Sì, l'aspetto non sarà dei migliori, ma vi assicuro che è buono. Alla fine è brodo vegetale con un po' di spaghettini. E le patate danno un tocco di cremosità in più. Chiamatemi cracco. Ecco qua. Mi raccomando, se siete deboli di cuore, non guardate la prossima scena. Buon appetito! So che non c'entra niente, ma volevo presentarvi River. River, lui è Simba, per chi non lo sapesse, l'amore è mio. E poi lì c'è River, perché sto guardando il cane di un mio amico in questi giorni. River! Bene, è arrivato il momento del dolcino dopo pranzo. E direi che è un pezzettino di cioccolata, questo qua è buonissimo. Biscotto al latte con cacao, non me lo toglie nessuno. Molto bene. Però, voi no, il cioccolato fa male. Boo. Scusate per il casino, ma ora è ora di un caffèuccio. Uccio, uso questo caffè nella dolce gusto. E niente, mi pare si trovi l'Eurospin, con una mano non riuscirò mai. Oh, ok. E, boh, l'ho voluto prendere perché era in offerta e non è per niente male. E poi ci aggiungo un po' di bevanda alla soia, alla vaniglia. Basta, Simba! Mamma mia! Questo video sarà pieno di cani. E niente, anche questo qua si trova all'Eurospin. Lo ammazzo. Ti ammazzo! Anche questo qua si trova all'Eurospin e mi piace. Buon caffèuccio!
All'alba di circa le 6:30 abbiamo deciso di fare merenda. Sono qua a casa di mia mamma, se vedete un cambio di location con mia cugina. Ora vi faccio vedere come la farò. Mi farò un panino con il pan bavoletto, questo qua classico bianco, e questo affettato che è fatto con il lupino, che è un legume ed è vegano, ma insomma, anche se avesse avuto il latte non importava, ma per mia cugina sì, perché è intollerante al lattosio. Poi lei si mangia un po' di salamino, che direi che non è vegetariano. Qua ci sono ancora i cagnoloni con questo cambio di location e niente, vi faccio sapere se è buono. Kung Fu Fighting! Montiamo questo panino come solo i veri Totò e l'Urdazzo, che per me sarebbero i paninari, sanno fare. Ecco qua. Sì, i cani in sottofondo fanno un casino oggi. Io direi che quattro fettine sono più che sufficienti. E voilà! Voilà! Ecco il nostro panino. Ok, facciamo il primo assaggio in diretta. Non l'ho mai assaggiato questo affettato di legumi. Buono. Sa proprio di legumi. Mi piace. Piccola variazione, involtino con questa mousse di formaggio alle erbe aromatiche. Facciamo di nuovo il nostro assaggio in diretta. Proviamo. No, così pazzesco. Sono una chef. Chef stellata. 3 stelle Michelin, ce l'ho io. Eccomi qua con un trucco un po' sbavato, ma è arrivata l'ora di cena. Avevo talmente fame che un pezzo me lo sono già sbarbato insieme a mia cugina. Questi hamburger qua di quinoa, broccoli e zucchine, veramente buoni, fatti in padella. In 2 minuti, 3 minuti sono pronti. E ora vediamo se farci anche questi qua, quinoa, spinaci e verza, di questa marca qua che si chiama Zerbinati. E poi c'è il formaggio avanzato allo spuntino di prima e anche un po' di affettato. E poi abbiamo 2 olive, ecco qua, 2 olive, 2 olive nere, Coca-Cola, zero, sì, un po' di vino rosso, un po' di pane, niente, tutto qua. Non so se mangerò ancora qualcosa stasera, ma in caso ci sentiamo per qualche spuntino notturno oppure per dare i saluti. Bacione! Alla fine non ho resistito e come dolcino ho bevuto questo che è buonissimo, è della Danone e ha 25 grammi di proteine per tutto questo yogurt, è ottimo, soprattutto se siete vegetariani, così compensiamo un po' con le proteine che non assumiamo con la carne o il pesce. Niente, è proprio buono, c'è questo gusto che è fragole lampone e poi c'è anche vaniglia e cookies, veramente buono. Se vi interessa io lo trovo all'Esselunga e costa circa sui 2,53 euro più o meno, ottimo, ve lo consiglio anche se fate sport, è veramente buono. Dato che penso che non mangerò proprio niente, perché direi che ho mangiato a sufficienza, forse mangerà mia cugina, non lo sappiamo, ne approfitto per fare i saluti finali e salutare i primi 4 che hanno commentato l'ultimo video. Quindi se volete essere salutati, commentate questo video e i primi 4 verranno salutati. Voglio salutare Sara Zalambani, Laura Mudulu, Anna Chiara Totaro e Rossella Lolli. Grazie mille per aver visto questo video. Io vi mando un bacione, mi raccomando, fatevi sapere sotto nei commenti se il video vi è piaciuto e noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Ciao!